Salve, sono Alessandro Neri, sono un professore di ingegneria elettronica e sono anche un ingegnere elettronico che svolge la sua professione da circa 40 anni e cercherò oggi di raccontare qui a Roma 3 Radio che cosa sia ingegneria elettronica e soprattutto cosa sia ingegneria elettronica a Roma 3. Siamo qui alla radio, uno dei progetti che con gli altri colleghi abbiamo curato e come tutti i progetti che un ingegnere deve fare, deve essere curato da molti punti di vista. C'è il lato creativo, c'è il modo con il quale le cose devono essere utilizzate, ci sono anche aspetti economici di cui un ingegnere insieme alle altre persone del team si deve preoccupare. In ogni caso, la passione è il primo vero motore che ci spinge a affrontare una professione che ha la creatività alla base. Ingegneria elettronica è una delle parti della cosiddetta ingegneria dell'informazione, quella che il mondo anglosassone chiama ICT, Information and Communication Technology. E l'Information and Communication Technology sta cambiando il nostro modo di vivere, di operare, ma soprattutto lo cambia anche in termini economici. Le stime più recenti dell'Unione Europea ci dicono che l'Europa nel breve periodo, cioè da qui a 5 anni, avrà bisogno di almeno 400.000 nuovi ingegneri del settore dell'ICT. Le previsioni più ottimistiche portano questi numeri addirittura a 1,5 milioni di nuovi talenti. Talenti che noi vorremmo che rimanessero in Italia il più possibile. L'Italia come manifatturiera nel campo dell'ICT è la seconda in Europa dopo la Germania. Ma anche sul piano dei servizi, viaggia a pari passo con l'Inghilterra e la Francia, la Germania ancora una volta un po' più in testa. E di che cosa si occupa un ingegnere elettronico? Ecco, insieme ai nostri amici e colleghi di Computer Science e Ingegneria Informatica, noi ci occupiamo della informazione in formato digitale. 5 pilastri oggi ha individuato l'Europa alla base di questa trasformazione. Il primo, Big Data, è legato alla grande quantità di dati che raccogliamo quotidianamente e quindi dove li mettiamo, come li stocchiamo e dall'altra come li manipoliamo. E questo ci porta a un altro dei pilastri fondamentali. Cloud computing è uno di quei termini che gira continuamente nella rete, e sul web, sui social network e si riferisce a un modo di gestire queste risorse ottimizzato e condiviso. Noi non percepiamo più dove le macchine stanno calcolando o manipolando le nostre fotografie, stanno abbellendo i nostri video e così via. La condivisione delle risorse in uno schema molto complesso è una delle sfide per i prossimi anni. Poi però c'è anche l'aspetto social. Tutto ciò che è social oggi è diventato estremamente pervasivo, ha cambiato il nostro modo di vivere. Io direi che più che nativi digitali voi siete nativi social. Dopo gli aspetti social lasciatemi anche citare il fatto che tutto questo noi lo vogliamo gestire in movimento. Gli smartphone sono parte della nostra esistenza, ma sono uno degli aspetti. Ormai il mondo è invaso, è pervaso da piccoli oggetti che hanno una grande capacità di acquisire dati, di elaborarla, ma anche di comunicarla per condividere con gli altri quello che hanno acquisito. E quindi l'aggregazione di questi elementi che acquisiscono, elaborano e scambiano informazione ci porta a un mondo in cui l'ambiente che ci circonda non solo ci fornisce continuamente informazioni, ma ci consente di agire, di interagire con gli oggetti, così come facciamo quotidianamente con gli altri esseri umani che vivono accanto a noi. L'internet delle cose, l'internet delle persone viaggiano di pari passo l'uno con l'altro. In tutta questa trasformazione, l'ingegneria elettronica, che è la laurea triennale che si rivolge quindi ai giovani che vogliano acquisire questo tipo di conoscenze, non si occupa solamente quindi dell'elaborazione di oggetti impalpabili, i bit, o del loro trasferimento. Si occupa anche degli aspetti sensoriali, degli attuatori che intervengono sul mondo. Per noi l'elemento fisico
è altrettanto rilevante quanto il bit immateriale che c'è dietro. E questo ci porta poi alla laurea magistrale, che segue quella di primo livello, la laurea triennale, e che comprende intanto una ingegneria elettronica per l'industria e l'innovazione. E innovazione è quindi uno dei cardini fondamentali su cui lavoriamo. Io in modo sintetico spesso dico, quando devo classificare l'innovazione, la definisco come il nuovo che stupisce. Non è solamente creare qualche cosa che non esisteva prima, ma qualche cosa che non avremmo immaginato rispetto a tutto quello che noi abbiamo conosciuto in precedenza, la conoscenza che abbiamo. Ecco, lo stupore è uno degli elementi che ci spinge a creare sempre cose nuove. E c'è un'altra laurea, quella dell'ingegneria, delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione. E qui noi siamo completamente proiettati verso il modo di condividere la conoscenza nel mondo digitale. Ma non possiamo dimenticarci delle persone. E questo ci porta alla terza laurea magistrale, quella in ingegneria biomedica. Da quest'anno in inglese, quindi proiettata verso un mondo sempre più aperto, quello di cui voi siete cittadini, un mondo globale in cui i cervelli non fuggono, ma si spostano per cercare di soddisfare le proprie ambizioni e perseguire il proprio futuro e la propria immaginazione.